Amiche e amici sportivi, benvenuti a Budrione di Carpi, in provincia di Modena, per il 38esimo Pallino d'Oro, una delle grandi classiche delle nostre bocce. Insieme a me Francesco Ferretti, che ci presenta questa manifestazione riservata a 32 finalisti individualisti. Ciao Andrea, un saluto a tutti i telespettatori. Si tratta della manifestazione internazionale più classica per il movimento della raffa, probabilmente una delle più note, se non la più nota al mondo. Si tratta per l'appunto di 32 giocatori invitati, anche atleti di federazioni estere parteciperanno, che presiede poi la gara del giorno successivo con invece quasi 1000 individualisti. Quella di massa. Esatto, anche quella una gara internazionale, ma questa è l'elite italiana ed estera che viene invitata proprio per questo Pallino d'Oro giunto alla 38esima edizione. Gara che da sempre praticamente Rai Sport trasmette, perché è una appunto delle manifestazioni più note sia delle bocce sia appunto della provincia di Modena, che ospita questa gara da sempre. Eh sì, vedete intanto i 32 giocatori atleti già schierati. Pubblico come sempre più che numeroso sulle tribune, ma tutto attorno alle corsie, veramente non c'è un posto libero quando si svolge il Pallino d'Oro, e anche la gara si vede, ecco, anche da questa inquadratura in piedi. Sì, tutte le persone attorno al perimetro delle corsie, malgrado sia una gara che dura tante ore dall'inizio alla fine. Sì, inizia il primo pomeriggio per terminare letteralmente la notte. Questo è lancio di bocce, diciamo, inaugurale con il sindaco, ma soprattutto si è visto, i più avranno riconosciuto Dante D'Alessandro, che ovviamente cercano di far sbagliare, ma non riuscendoci. Uno dei nostri infatti ci scherza lo speaker, il presentatore della manifestazione. Sì, della manifestazione, coordinatore della manifestazione Alessandro Morani, arbitro internazionale, e supervisore invece Walter Rinaldi, anch'egli arbitro nazionale. Intanto vediamo con le immagini, Andrea, siamo passati a un quarto di finale. Siamo ovviamente a una sintesi della manifestazione, quindi abbiamo scelto questo quarto di finale. Sì, opposti Francesco Santoriello e Maurizio Mussini. Partiamo dal punteggio di 7-6, è partita quindi tirata fra Mussini e Santoriello. Ricordiamo a questo punto anche l'arbitro di partita, che è Riccardo Antolini, arbitro nazionale del Comitato di Ferrara. Insomma, due giocatori entrambi noti per chi segue le bocce su Rai Sport. Beh, Mussini è un fuoriclasse che continua con il passare degli anni a essere sempre sulla breccia, assolutamente. Sulla cresta dell'onda. Sì, assolutamente, giocatore è un fuoriclasse, un campione, ha vinto veramente un po' di tutto, ovviamente anche questa manifestazione, qui tra l'altro maglia scura e bocce grigio chiara per lui. Francesco Santoriello, giocatore campano di comunque assoluto valore anche egli, giocatore finché c'è stata la categoria che ha militato entrando e uscendo dalla 1, quindi un giocatore insomma di assoluta elite, e soprattutto un giocatore che in questa manifestazione nei primi due turni ha già eliminato Signorini e Manuelli, quindi sicuramente due di quelli che in teoria potevano anche essere accreditati come vincitori finali. Abbastanza noti. Intanto, dopo aver avvicinato la boccia al pallino, la porta via la boccia avversaria, quindi conquista il punto. Eh sì, Mussini ci ha provato a passare sotto la sponda laterale, non è riuscito, era la boccia troppo, è venuta un po' corta. Lenta, sì. Ed eccolo, bocce invece a sfondo scuro, nero per Santoriello. Santoriello che quando è in giornata è prevalentemente un giocatore di accosto, di come si vede adesso. E quando è anche centrato nella bocciata, che ovviamente è un fondamentale che ha, può più o meno alzare il proprio livello, il proprio rendimento, quindi quando si dice così insomma non si intende un giocatore che non è in grado di tirare quel colpo, ma quando poi è in giornata anche in bocciata assolutamente diventa ostico per qualsiasi giocatore in campo. Mussini va a bocciare il bersaglio. Bene, colpisce bene, pulito. Ecco, se volendo proprio trovare a tutti e due, ma
ripetiamo, Mussini è un super campione, Santorelli è comunque un giocatore di altissimo livello. Se volessimo trovare proprio un micro difetto che appartiene probabilmente più a Mussini che a Santoriello, e questo ovviamente si capisce anche quanto conti poco, è il fatto che non abbiano il tiro sotto mano, sì, cioè per rimanere, in particolare Mussini, perché Santoriello ogni tanto ci prova quando proprio è indispensabile. Tutto Santoriello continua ad avvicinarsi al pallino, quindi mantiene il vantaggio di Boccia. Sì, sono giocatori, ecco, che giocano molto sul rendimento, sulla qualità, ma all'interno dei due colpi prevalenti che sono la bocciata soprammano e il punto. Per la verità Mussini è famoso anche a livello mondiale per il suo tiro di volo. Qui va Mussini, va in accosto. Eh sì, all'ultima, a questo punto non può rischiare. Non può rischiare. No, trova la sua prima, ma la sposta di poco. Quindi Santoriello ha la possibilità di fare due punti. Sì, è un tiro tutt'altro che semplice per la verità, però certo, visti gli accosti di Santoriello sinora, perché comunque le bocce di Mussini sono lì davanti. Sì, sono davanti. Però passa perfettamente. Passa, si ferma. Ne fa due. Due punti, quindi il vantaggio passa a Santoriello, che si porta sull'8-7. Una gara punto a punto stiamo assistendo. Eh sì, sinora è rimasta sempre in equilibrio. Tra l'altro, ecco, il pallino era lungo giocato da Mussini e lungo giocato anche da Santoriello, proprio perché i giocatori ovviamente si conoscono e sanno quali possono essere sia i propri pregi che gli eventuali difetti dell'avversario. Un accosto partendo da bassissimo da parte di Santoriello, sì, hai notato una caratteristica tecnica che è tipica in realtà un po' di tutti i campani, cioè l'andare avanti con il piede sinistro, tenerlo fermo, appoggiarsi con la boccia spesso a terra e poi lasciarla molto, in maniera molto vellutata, spesso qualcuno più qualcuno meno, ma insomma è un tratto distintivo, distintivo di quella regione. E non solo, ovviamente, ma in particolare di quella. Tanto ha colpito Mussini, ma è rientrata alla boccia di Santoriello. Quindi. Ovviamente in accosto, tantissimo spazio a disposizione. No, 13 anni di differenza i due. Del 75 Santoriello, del 62 Mussini. Che però, lo vedete, insomma, fisicamente si mantiene sempre molto, perfettamente molto bene, sì, integro. Così questa, lascia un po' di spazio laterale, un po' corta, ma è sulla pendenza, perché lì sì, il campo riporta le bocce verso il centro. Però ci prova dall'angolo, a differenza ovviamente di Mussini che ha giocato per prima. Adesso Santoriello prova a passare per vie più centrali. Bella. Sì. Altro bel accosto per lui. Tanto si va a nascondere dietro la boccia. Un pochino sì, perché avversario, quindi per un destro quella è sempre una bocciata un po' scomoda. Ovviamente non impossibile, ma sicuramente più scomoda. Infatti Mussini sta pensando da farsi, sta parlando con l'arbitro. Sì, ha chiesto proprio la posizione della boccia rispetto al primo, cioè se è prima, ovviamente verso di lui, perché ci potrebbe essere un impallo, per decidere poi se tirare la boccia o magari direttamente il pallino. Da lì il pallino. Infatti da lì per forza, perché non si vede la boccia. Non si è squintato. Bello, colpisce bene. Non vediamo. Qui per un attimo si abbiamo perso. Ma insomma l'impallo che non l'ha favorito, no. Anzi, proprio non abbiamo visto cos'è accaduto, ma si vede che il pallino adesso è nell'angolo, sì, di sinistra. Ecco, lo sta segnando con la boccia nera davanti, quindi bene non è andata. No, proprio no. Infatti si gratta la testa, perché anche qui tecnicamente abbiamo visto i tre passi sul destro di Mussini, vedremo non appena boccerà i tre passi sul sinistro, quindi due modi diversi di tecnicamente di impostare la propria bocciata. E qui la tira, è molto vicina alla tavola, è alla sponda, quindi non è la sponda laterale, la tira con un po' di effetto a entrare. Bene, la colpisce bene, sì, la porta via quasi pulita. Era molto difficile, sì, non è meno semplice di quanto può sembrare, perché ovviamente è sotto la sponda, quindi con il campo che tende a mandarle verso il centro non è semplicissimo, quindi bisogna calibrare bene la forza in modo che la forza
diciamo, del campo non sì, porti via la boccia, contrasti la pendenza, lui le ha dato un po' di effetto anche da destra verso sinistra. Qui Santoriello decide di venire a punto, ovviamente forte degli accosti precedenti, ma insomma si di tutta la partita questa. Perché sta giocando, sì, questa non l'ha forzata. Ricordiamo che qui vige il regolamento internazionale puro, quindi non quello a cui siamo abituati noi con il campionato di serie dell'alto livello. Questo significa che se un giocatore in accosto verso la sponda frontale trova un qualche bersaglio, un qualche pezzo che si abboccia o pallino, anche se va sulla sponda frontale non c'è il vantaggio di toglierla come invece siamo abituati. Insomma, i nostri regolamenti sono un po' più difficili, i nostri intesi come nazionali, nazionale, rispetto a quelli internazionali. Nazionale, certo. Ne restano ancora due. Avrebbe potuto anche provare magari una bocciata sulla sua esterna lì sulla destra, sotto la sponda opposta, per portarla di là, però lui giustamente ha giocato molto, molto bene appunto sinora, e quindi questa sembra tirata meglio. Bisogna vedere se passa. Sì, se passa. Sì. E qui Rifà un altro punto. Sì, applausi anche per lui, perché qualche anche tiepido applauso. Sì, qui il pubblico ovviamente di Budrione è abituato a vedere tutti gli anni cose fantascientifiche, quindi è molto esigente. Però entrambi due colpi belli in questo scambio, sia la bocciata di Mussini che questo accosto di Santoriello, anche perché il pallino era nell'angolo e lontano, attaccato praticamente alle sponde. Ancora scelta una sponda da parte di Santoriello, stavolta se ne va a sinistra, quindi la sponda è la stessa ma il verso ovviamente opposto nel senso di gioco. Si angola per il primo accosto. Tanto sentiamo che sugli altri campi si sta giocando, questi applausi sono gli altri quarti di finale che si stanno indirizzati svolgendo. Non ovviamente a Santoriello, che stava concentrandosi per questo tiro, e comunque imposta molto bene. Sì, non ne ha risentito. No, ma poi lì c'è l'abitudine, soprattutto i primi turni iniziali è una moltitudine di giocatori che contemporaneamente sono quattro le corsie che vengono utilizzate. Altra bocciata. Riesce anche questa. Rientra però, questo è sempre il problema del soprammano ovviamente, rientra la boccia di Santoriello, può accadere questo. Una bocciata molto sui polpastrelli per Mussini. Per Mussini. Nell'impugnatura della sua boccia. Stessa posizione stavolta di Santoriello. Incrociata. Mussini, che è stato una bandiera, si può definire diversamente, praticamente ha passato una vita all'interno della Rinascita. Sono pochi anni che è andato via e ancora tutte le persone del circolo, tutti quelli che seguono, lo vedono ancora come se fosse uno di casa. In realtà, mentre è dell'Enrico Millo, l'avete visto scritto dietro di Salerno, Santoriello dietro alla maglia, è dell'Euser Sarboce invece Brescia. Errore qua di Santoriello. Eh sì, l'abbiamo detto qui. Non sono per lui, ovviamente. No, ovviamente no. Lo dicevamo un po' prima, no? Può essere la leva su cui far gioco Mussini, cioè cercare di far bocciare il più possibile il suo avversario, che in accosto per la verità sta giocando invece meglio di Mussini. Si accosto anche questo perfetto. Era molto difficile, per favore. Poi la nasconde, quindi portarci qui vicino alla direzione gara. Infatti non c'è neanche il bersaglio, avete visto che ha misurato i 13 cm, non c'è neanche il bersaglio. Un'occhiata anche sulla sponda frontale, si vede dal suo sguardo, sta vedendo secondo me la tira di volo. Studia indietreggiando il tiro, ha deciso. Sì, ma io credo che abbia già deciso in realtà. Sta guardando se potrebbe passare di lì la boccia, invece no, indica il volo. Sì, la tira di volo, è un po' la specialità della casa. Solo che non c'è bersaglio, attenzione, quindi deve colpire la boccia pulita. Invece partono gli applausi comunque, ma non è regolare la bocciata, anche se l'arbitro adesso ha dato subito il la rivediamo, ha detto che insomma il punto era, rimaneva, ma sì.
No, no, ma non c'è possibilità, insomma, il pallino parte, infatti anche se ne è accorto subito anche Mussini. Santorello va a vedere, se lasciare la, esatto, la perché tutto com'è. Sommato non è andata malissimo, perché lì, e adesso infatti si fa dire dove erano i pezzi, perché lì può ancora passare anche Mussini e togliere, quindi a quel punto diventerebbe complicato. Qui laggiù c'è anche l'altro angolo del campo, è coperto. Insomma, e infatti lascia fare, l'avete visto con quel gesto, sì, lasciamo così. E adesso è il turno di Mussini andare a vedere. Ovviamente, ma Mussini, giocatore di assoluta esperienza. Ma poi partita che si gioca sul punto a punto e con pochi errori, quindi... Si è a 12, come tutte le partite di questa manifestazione, e lui sa perfettamente che adesso è il momento cruciale della partita, sì. Io non credo però che la tira. Se dovesse tirarla e per sbaglio il pallino parte, gira, insomma, può tornare verso le nere, addirittura potrebbe rischiare la partita. E lì, voglio dire, punto è stretto, infatti stanno andando a punto. Punto è stretto, Santoriello al massimo ne prende uno. Sì, ovviamente lui deve far giocare e rimanere in campo questa, perché il terzo si deve coprire. È di Santoriello invece. Quindi almeno il terzo lo deve mettere. Dall'angolo tendiamo di vederla dall'altra, eccola. Ha toccato? Sì, ha toccato e non ha toccato la boccia. Quindi è eliminata. Però non è convinto Mussini, ecco, lo sta dicendo all'arbitro. Ha toccato la boccia, lui dice, sostiene. Ma l'arbitro era proprio sopra, francamente. Sì. Quindi. La rivediamo, continua. Non si muove, passa veramente vicino. L'ha sfiorata. Perché l'ombra poi inganna in quel momento, appunto, anche con... Però la boccia non si è mossa. No, assolutamente, non l'ha toccata e non era convinto Mussini. Adesso se colpisce avverso, ma già sbagliato. Non ho fatto in tempo a dirlo, se avesse colpito avverso avrebbe potuto anche fare 9-3-12. Invece ha sbagliato Santoriello, quindi un punto ancora, 10-7, comunque... Sta indirizzando la partita a suo favore. Sta giocando molto bene, tanto, troppo sinora bene per tutti gli avversari che ha incontrato fino a questo momento in accosto. Invece in bocciata abbiamo visto due errori almeno in questa sintesi. In bocciata, diciamo, può concedere qualcosa di più ai suoi avversari, anche se non ne ha sbagliate poi nell'arco delle partite, anche quelle non abbiamo visto così tante. Anche questa però, ecco, comincia subito alla grande lì davanti. Mette subito sotto pressione Mussini, che chiaramente la tira, fa il suo. Alto all'impallo che favorisce di nuovo Santoriello. Ovviamente prima Mussini, anche per quello, no, sapeva l'importanza, il peso di quella, boccia, che... sì, per quello discuteva con l'arbitro. Tanto comunque ci è andata veramente vicino, non l'ha toccata, ma l'ha toccata di un non nulla. Stavolta costa bene. Sì, ha trovato anche il pallino, probabilmente se non l'avesse preso se ne sarebbe andata un po' lunghina, però alla fine ne esce fuori un accosto. L'arbitro misura per verificare se è il bersaglio. È sola, quel dito alzato stavolta significa quello. Questa volta colpisce bene invece pieno. Santoriello, rispetto alle due bocciate precedenti, vedete la gente dietro che si alza per vedere come sono finite le bocce, perché sono coperti. Preso uno sicuro, devo guardare per i due. Sentiamo, si è sentito chiaramente, sì, il live dell'arbitro. Deve essere, sì, quella è assolutamente una osservazione che deve riportare ai giocatori in campo. Certo. Perché il giocatore potrebbe dire no, a me interessa sapere i due punti e quindi bisogna effettuare la misurazione. In questo caso Mussini non si interessa. No. Non un grande accosto rispetto a quello di prima. Lascia veramente troppo spazio, soprattutto per un Santoriello che... Sì, che in accosto sta facendo sempre con questa tecnica. Sì, poi è un rilascio estremamente vellutato in realtà, lascia proprio filo al campo. È ottimo anche questo. Sì. Sente proprio, è come se tastasse il terreno con quella... 10-7, adesso
trentina di centimetri. Mussini ha chiesto la distanza. Eh sì, perché adesso sul 10 infatti riprova, prova a smuovere il gioco, tira il pallino, anche se sbaglia perde, però ci prova e lo colpisce. Altra serie di rimpalli, non vediamo, lì ci dovrebbe essere, infatti c'è andata bianca, una sua. Verrebbe da dire per fortuna, ma in realtà voglio dire ha colpito un po' tutte le sue bocce. Ancora una volta, se colpisce avverso, Santoriello qui la chiude, prima però l'ha sbagliata. L'ha presa anche avverso, però gli è schizzata via. L'ha presa bene, nel verso era quello giusto, a sinistra, però l'ha presa talmente fine che ha fatto in tempo a trovare tutte e due le sponde, quindi è schizzata dall'altra. Un altro punticino, comunque 11-7. Con un punto alla volta Santoriello si sta portando. Sì, Mussini ci sta provando, ma Santoriello sta giocando meglio. Sta giocando bene, anche perché prima all'inizio della sintesi stava sbagliando le bocciate, adesso invece ha infilato due bocciate una dietro l'altra, quindi se oltre agli accosti diventa efficace anche sulle bocciate, chiaramente è il suo momento. Pallino posizionato ormai come abbiamo già visto in altre occasioni, sotto la sponda di sinistra, sempre a tagliare il campo per via della pendenza. Le bocce che ritornerebbero verso il centro, anche questa è molto buona. Eh sì, è impostata molto bene. Poi sull'11-7 adesso 42 centimetri. Ora l'indicazione è così precisa, lo dico per coloro che possono non saperlo, perché sulla stecca ovviamente, sulla stecca dell'arbitro ci sono riportati i centimetri, quindi nel momento in cui lui mette le due alette è sicuro di quanto sta dicendo. Mussini prova a giocare con la sponda bene e ci riesce. Sì, toglie un gran bel punto. Bocciata anche questa, sempre per un destro non comodissima. Non c'è bersaglio. Non c'è bersaglio. E la tira ovviamente, perché bella bocciata anche questa, l'ha alzata un po' proprio per portarla più verso la boccia da colpire. Un punto a segnalare nel momento è quello decisivo. Poi ogni volta adesso lo deve rifare Mussini, alla fine non insomma, era facile, erano 42 centimetri davanti al pallino, non è che ci fosse un'autostrada, quindi infatti adesso questa non passa. Avvicina anche la boccia dell'avversario, quindi da 42 saranno scesi. Chiede già di vedere il gioco da vicino Mussini, perché adesso la situazione si fa un po', parecchio critica, sì. Perché o riprova in accosto per cercare di nuovo di togliere, magari si nasconde anche, quindi complica molto la vita, però adesso di spazio ce n'è ancora meno, o la tira di volo, ma le due bocce sono molto vicine, quindi non è semplice, e del resto però l'avversario ne ha 11, quindi il 12 è già in terra, quindi va ancora in accosto, prova ancora avendo un'altra boccia poi in più, vede quello che succede. Prima c'era riuscito, questa volta vediamo. Sembra veloce come tiro. Sì, è lunga, sembra perlomeno. E adesso io credo che tirerà il pallino di volo. Infatti. Il pallino è complicatissimo colpirlo, ma lui, lo abbiamo detto, ha nelle sue corde questi colpi, perché il volo è senza dubbio la sua peculiarità dal punto di vista della bocciata, lo esegue sempre molto bene, se non colpisce cade davvero molto vicino. Vediamo, perché adesso questo è il tiro della disperazione. Adesso non so se vedremo il replay, ma sarà caduto un paio di centimetri al lato, non di più. Sta di fatto che però Santoriello si aggiudica questo quarto. Sono quei due centimetri che fanno vincere a Santoriello questo quarto, quindi bella gara comunque. Sì, combattuta fino a che poi Santoriello non ha cominciato a non sbagliare più assolutamente nulla. La rivediamo. Attenzione all'impatto. È caduto molto molto vicino. Sì, ha saltato le due bocce, i due ostacoli che c'erano. E quindi in questa sintesi arriviamo invece alla finale,
perché il Santoriello che abbiamo visto prima è stato sconfitto poi da Alfonso Nanni, che vediamo qui, che sta decidendo insieme all'arbitro chi inizierà. Insieme a lui uno dei volti noti di queste sintesi su Rai Sport, Giuliano Di Nicola. Che finale è questa, Francesco? Allora, innanzitutto è un derby, perché entrambi i giocatori sono della Boville di Roma, quindi la squadra che ha vinto lo scudetto nello scorso campionato, che quest'anno per la verità è partita molto meno bene, sempre nel campionato di Serie A. Però sono due giocatori di assoluto livello, palmarès internazionale e nazionale già folto per entrambi, malgrado abbiano 1,31 e 1,33, se non ricordo male, di anni. Sì, ne deve, sì, insomma, vanno, sì, 31-33 dovrebbe essere questo, 31 Giuliano Di Nicola che ha bocciato, che adesso ben bocciato. E 33 per Alfonso Nanni, quindi giocatori di livello altissimo. Ci sono arrivati in maniera diversa, perché sinora Nanni non ha concesso un granché agli avversari, proprio in termini di punti, di punti, sì. Credo che quello che ne ha fatti di più ne abbia fatti 7. 6, sì. 12-6, 12-3, 12-6, 12-1 anche con Santoriello che abbiamo visto prima. Percorso non molto più difficoltoso, perché in realtà se andiamo a vedere gli Nicola, punteggi 12-4, 12-3, 12-7, 12-7 per Di Nicola. Di Nicola che si è tolto lo sfizio, diciamo, di battere così, Davide Bianchi, che l'aveva battuto, sì, ai mondiali. Il mondiale gli aveva impedito la medaglia d'oro. L'ha incontrato, partita serrata anche quella, tra l'altro, fino insomma, al 6-7 pari, poi dopo Giuliano ha preso il largo. Oh, qui questa è corta di Giuliano, le bocce azzurre, sfondo azzurro sono le sue, bocce a sfondo arancione invece di Nanni. Una particolarità, le semifinali si sono svolte sui campi esterni dei quattro, questo invece lo vedete, il 2, è abbastanza evidente. Quando si torna sul 2 la scorrevolezza del campo è nettamente inferiore rispetto alle altre, tutte le altre tre corsie, per cui non è semplicissimo riprendere la mano in accosto, soprattutto per loro che sono abituati ovviamente alle variazioni, certo, millimetriche. Tanto lo fa, toglie il punto, ottimo accosto, sì, con la terza. E il regolamento internazionale consente, con boccia e pallino, dichiarando il pallino, di tirarla di raffa, altrimenti bisognava tirarla di volo nel nostro regolamento. Sopra a mano di Nanni. Non va neanche malissimo, perché pallino va verso la sua, sì, l'altra boccia sua stoppa anche quell'avversaria che tornava, quindi... Punto preso. Ecco, anche Di Nicola ha le sue caratteristiche fondamentali, sono sicuramente l'accosto in primis, l'accosto è sicuramente uno dei migliori a tutti i livelli, la bocciata sopra mano e tira bene di volo, non tira neanche lui sotto mano. Nanni concede forse qualcosa di più sulla carta a Di Nicola in accosto, ma sopra mano, sotto mano e tira bene di volo. Come... Sembra corto da come, sì, l'accompagna Di Nicola, da subito si è accorto, sì, sì, lasciandola, che non aveva la giusta forza. Eh sì, lo dicevamo, questa è proprio la caratteristica un po' di questa corsia, e rallenta un po' i primi tiri, sì, bisogna riprenderci comunque la mano. Cerca con attenzione. Siamo anche in fondo alla corsia, quindi è ancora più complicato. E siamo anche in fondo alla competizione. Beh, sì. E qui è notte, non è... Incrocia le gambe Nanni per... Sì, questo forse verrebbe quasi da utilizzare, no? Una sorta di slogan che è un po' abusato, ma don't try this at home, perché in effetti quella cosa non bisognerebbe tecnicamente insegnarla, perché incrociare le gambe, infatti lui vedete gioca molto male appunto, tanto le mette altre due, sì. E quindi parte Nanni subito, sì, un 2-0, insomma una tecnica di tiro, di rilascio in accosto e di posizionamento dei piedi da non insegnare, però poi lui è efficace, per lui è efficace. Molto più che efficace, sì. Poi questi sono tutti i vezzi, no? Gli stili dei vari giocatori, dei vari campioni che personalizzano. Lui estremizza un po' per il fatto che incrocia proprio quasi, sembra l'ultimo passo del tiro da bowling. Sì, si vede che trova stabilità con quel, sì, piede. In quel modo lui riesce, sì, a stabilizzarsi, ed è difficile, se qualcuno ci volesse provare non si credere. Renderebbe conto, sì, quanto è in realtà in equilibrio precario, ma lui lo trova perfettamente. Qui un po' oltre il pallino. Sì, un po' laterale, va al centro, innanzitutto decide di giocare il pallino al centro. Ovviamente non lunghissimo, ma neanche corto. Va in accosto.
Beh sì, un giocatore come Di Nicola ci prova sempre. Siamo poco prima della linea del volo opposta, quindi non è né troppo distante nel secondo riquadro di gioco. Punto preso. Sì, lo fa. Abbiamo visto Riccardo Antolini, arbitro dell'incontro. C'entra perfettamente. Perfettamente. Diciamo che sulla bocciata non credo ne dovremmo vedere troppi di errori da parte di Nanni, che è sicuramente più bocciatore, pur essendo un giocatore assolutamente completo, che puntista, sì. Toglie ancora una volta molto sì. Bene. Qui è un po' più complicata perché si ferma prima, quindi attenzione ai rimpalli. Non c'è bersaglio, anche se l'arbitro giustamente lo misura. Anche questa. Sì, la prende pulita, scarsa, ne prende poca, ma tanto basta per farla pulita. Infatti osserva se la boccia avversaria arriva sino in fuori. Perché in realtà vedi, ce n'è una, forse due dentro. Cioè il secondo e il terzo punto sono di Di Nicola. Che però continua a giocare in accosto. Anche perché lo dicevamo, tira sotto mano proprio in casi eccezionali. Eventi proprio straordinari di Nicola. Altro accosto, ottimo accosto. Perfetto, sì. Più o meno la mette sempre nella stessa posizione. Oh, adesso deve stare attento però a Nanni, per lo stesso motivo. Certo. E infatti ci pensa prima di... Perché se la boccia non dovesse rimanere dentro, lui infatti non la tira, gioca in accosto. Bene accosto. Ha un rilascio anche un po' alto, no? Rispetto a come siamo abituati a vedere. Prima Santoriello proprio accarezza quasi il terreno, Di Nicola una via di mezzo, lui si tiene ancora più su, però poi appunto tende a giocare piuttosto bene. Questa non solo si è avvicinato al pallino, ha allontanato anche la boccia avversaria. E tra l'altro adesso una bocciata molto complicata per Di Nicola. Vediamo se alza un po' la parabola per cercare il pulito. Ci prova, ma le porta via tutte. La boccia dell'avversario. E alla fine ne resta una, sì. Una, sì. Non era semplice, vediamo il replay, non era semplice lì portarla via pulita. Sul destro la sua rincorsa, sul sinistro quella di Nanni, eccolo lì l'impatto. Sì. Si è preso tutto tranne il pallino e la boccia dell'avversario. Ha portato, sì, praticamente il doppio rimpallo ha fatto rimanere l'arancione lì. Quindi 3-0. Ma non era semplice, no. Una bocciata complicata quella da fare pulita. Quindi Nanni ha fatto bene prima a fare quell'accosto, gli ha portato un altro punto. Certo, una volta che l'ha tolto perché era molto vicino. Molto vicino e poi, sì. Ma lui non avrebbe bocciato comunque per il pericolo di crearsi problemi maggiori, non per... Poi l'ha giocata perfettamente. Pallino, l'abbiamo visto, ancora è centrale, quindi è dichiarata ormai la sua... scelta tecnico-tattica. Siamo proprio poco oltre la linea del volo opposta, è sempre quella più o meno la distanza. È ottimo anche il suo accosto iniziale. Già dichiarato, l'avete sentita. Ne prende un po' meno di metà, ma la porta comunque via, la sua rientra. Si risale, quindi dovrebbe aver preso il punto. Sì. Così è. Altro accosto. La posizione è la stessa, ovviamente, quasi dritta sul centro del campo, leggermente in realtà spostato sulla sinistra, anche questa è tirata molto. Sì, sì. Si piazza anche davanti. Ecco, se Nanni gioca appunto come Di Nicola, e allora diventa molto complicata. Colpisce ancora Di Nicola, rimpallo che stavolta però si fa tornare sull'arancione. Infatti il punto rimane, la stecca in orizzontale. Ora tocca a Di Nicola andare in accosto. E Riccardo Antolini anche è uno degli arbitri
diciamo, una nuova leva assolutamente di livello, così come il direttore che ha ricordato inizio di sintesi, Alessandro Morani, arbitro internazionale di Legnano, due molto giovani. Sotto mano intanto. L'avevo fermata, però è partito il pallino e alla fine gli è andato meglio. Sì. Il pallino è andato dalla sua parte. Attenzione, ce n'erano tre da una parte e due dall'altra, cioè... è andata da sulle sue. La mia al centro quanto sta? Sta chiedendo così per tirare la sua sotto la sponda. Ecco, l'ha detto adesso, e portarne due. Se la colpisce, la smezza, ne può portare due sul gioco. Lì il rischio è solo di colpirla piena, rallenta la bocciata, sfrutta la pendenza. Ha preso tre quarti e una, tutto sommato si avvicina. Non so, non abbastanza. No, però a rischio, cioè, il problema di quelle bocciate lì, l'abbiamo detto, se smezzate vanno tutte e due sul gioco, ma se colpita piena rischiava che non ce ne andasse neanche una. Sì. Alla fine è uscita una via di mezzo. Non la boccia, ovviamente, anche se il terzo punto è il suo per paura di rimpallare il pallino, giustamente, Nanni. Sì, l'arbitro Morani dovrebbe avere qualche anno, anzi sicuramente ha qualche anno meno di Antolini, ma comunque tutti e due assolutamente, è giusto ricordare anche gli arbitri quando sono, certo, di livello. Qui giustamente non l'ha giocata corta, ma non è un errore, mentre in altre occasioni avremmo potuto disquisire sul... Non sarebbe stato comunque un errore neanche con il regolamento nostro nazionale, perché tanto non rischiava nulla. Certo. Però a maggior ragione con questo internazionale, perché se avesse toccato qualcosa sarebbe stato valido. Un altro punticino per Nanni, è partito forte. Sta giocando bene, sta giocando molto bene, sinora non ha sbagliato praticamente nulla. Ecco, forse questa boccia che ha tirato adesso, sì, ma però... non è sbagliata, è solo un'esecuzione sbagliata, ma tatticamente giusta, quindi nulla da eccepire sinora. Poi il punto era già suo in terra, quindi sempre un po' spostato rispetto alla posizione del pallino. Sì, non l'affronta centrale, mentre Di Nicola sembra, quando ha il pallino centrale, lo affronta centrale. E anche questa non è male, va un po' oltre, ma sicuramente Di Nicola, penso, anzi senza penso, andrà a punto, però è stessa posizione stavolta, scelta... Sì. Tra l'altro i due, oltre a far parte della stessa squadra, Boville, sia in passato ma anche attualmente giocano a coppia insieme, nelle gare domenicali nazionali. Per cui si conoscono. Quindi, come sì, assolutamente, ma si conoscono innanzitutto tutti e due abruzzesi, di Guardia Grena in provincia di Chieti, Nanni, di Pescara, di Nicola. Di Nicola. Quindi cioè, si conoscono dalle giovanili, si conoscono in tutto, anche fuori dal campo in effetti. Tanto Di Nicola fa un accosto... dei suoi, sì, veramente ottimo. Dichiara il pallino, è un bersaglio ovviamente. Bella bocciata, perfetta, sì, pulita, ha alzato un po' e quello ha consentito la sua di alzarsi una volta trovato l'impatto e ha scavalcato, la rivediamo, alza un po' di più, si vede adesso, no? La parabola del suo tiro, eccola che scavalca la sua boccia. Sua. Bocciata perfetta. Questa invece... Questa tende ormai ad andare... andare verso l'esterno. Sì. Rientra anche un po', perché siamo un po' alla convergenza delle pendenze dalle due parti, però quella da destra verso sinistra in questo senso di gioco è prevalente sul campo rispetto all'opposta. Questa è indirizzata meglio, sembra un po' abbondante, ma è giusta di direzione. Si appoggia sulla boccia avversaria, sì. Tra l'altro appoggiandosi praticamente non fa neanche tirare la boccia del punto sicuro a Nanni. Addirittura misura il secondo, ma non credo ci sia questa evenienza. Uno scrupolo insomma da parte dell'arbitro. Sì, non è che la differenza sia tanta, però insomma comunque non c'è. L'impressione che avevamo era che ci fosse, sì, una sola boccia. Adesso Nanni chiaramente in accosto, anche se non sarà facile. No, non è facile perché comunque lo spazio comincia a restringersi. È vero che ce n'è davanti, ma poi alla fine bisogna sempre... ma questa è molto, è molto tirata perfettamente. Sì, sì. Sembra un'arancia questa boccia di Nanni. Sta giocando alla grande. Sì, sì.
sentiamo l'arbitro che dice bersaglio. Altra bocciata tutt'altro che semplice, ancora una volta alza un po' la parabola. Ma allora ha cercato il pulito, quel verso era quello, la porzione sì, sinistra della boccia, ma ha colpito addirittura la sua dietro. La sua boccia viene eliminata e si rimette la boccia dell'avversario che era la seconda. Sì, la rimette a posto, la fa rimettere a posto Nanni, perché comunque era la sua, può sempre servire d'appoggio. E comunque è un altro tiro in cui sicuramente realizza Nanni. Almeno un punto, adesso va per il secondo. E questo la dice comunque lunga su come sta procedendo questa partita sinora, e questa è tirata meglio della prima. Incredibilmente. Eh sì, grande accosto. Qui comincia a scaldarsi anche il pubblico, perché, la rivediamo. Ha fatto due accosti, uno più bello dell'altro, basta vedere a quanto poca distanza dal pallino arrivano. E comunque con le bocce dell'avversario che non erano a chilometri, insomma. Erano a pochi centimetri, quindi come dicevi tu spazio era poco. 6-0 e ora tutta la pressione su di Nicola, che campione ha fermato, ma comunque chiaramente sente che la partita... Sì, sa riconoscere, stai dicendo giustamente, sa riconoscere perfettamente che per adesso la partita l'ha in mano, sì, completamente, il suo avversario. Sia in accosto che in bocciata, per cui... Sì, poi lui già... qualche errore in bocciata l'ha fatta, e anche qualche boccia in accosto, ma l'avevamo detto soprattutto le prime per via della differenza di scorrevolezza, sì. E questa è ancora, mentre Nanni va come una macchina, sì. E anche contribuisce un po' anche la sua espressione del volto, io l'ho anche scritto da qualche parte, insomma, quando è in questa modalità sembra un po' una sorta di Terminator, perché guarda fisso davanti, non muta espressione. Ti schiezzo in due. Tanto il rimpallo stavolta favorisce Di Nicola. Sì. Quasi da metà campo, anzi da metà campo. Sempre a incrociare il tiro sulla destra. Sulla sua destra, ovviamente, rispetto al senso di gioco. Gioca sotto la sponda, l'arbitro verifica la regolarità. E questa è un'altra volta lì vicino. Sì. Sta mettendo molta pressione, perché ovviamente un modo per cercare di mettere in difficoltà Di Nicola è quello di farlo bocciare sempre, tanto, non solo volte, quando vuole lui, ma sempre. Questa è sbagliata. Si è visto subito anche da come lui ha strusciato. Sì. L'ha tenuta sulla destra e la boccia non ha preso la pendenza. Allora ha preso il pallino, c'è il vantaggio di metterlo a posto. Nanni va a vedere il gioco, secondo me, più per far cuocere un po' più nel suo brodo, questi sono piccoli tattiche, dettagli, sì, l'avversario gli fa pesare di più, sì, l'errore, così, perché che ci lasciare il gioco lì tutto sommato non aveva una grossa utilità, insomma era abbastanza chiaro. Ci sta su a rimuginare chiaramente qua Di Nicola, invece vuole tirare subito lui. Sì, poi tra l'altro Di Nicola è proprio un giocatore che va molto molto rapido, sì, gioca sì, molto non, rapidamente non sta... solo quando è proprio situazioni non ha chiare in mente o non pensa possano essere quelle giuste, dice, anche sfiora, questa è corta. Sì, no, più che altro si è, diciamo, ha puntato la sponda troppo presto, quindi quella ha contribuito sicuramente a mangiare un po' di forza, sì, come si dice in gergo, ma credo sarebbe stata corta anche se fosse stata più dritta. Anche questo, questo è sempre il campo, la porta la chiama, come si sì, dice, la porta verso la sponda, però questa è tirata meglio. Sì. Sì, sì, questa non fa il punto, ma per poco. Sì, pochissimo. Però insomma è tirata bene. Tenerla più tesa lì non è semplice. Adesso per Nanni non sarà semplice neanche per lui, perché c'è una specie di canale. Allora lui si è aperto un pizzico di più. Si è visto chiaramente, non è proprio sulla metà come era un po' Giuliano Di Nicola, si è spostato un po' più là Alfonso Nanni. Vediamo. Vabbè, allora niente, basta. Giustamente ancora applausi per lui, perché qui l'accosto era, lo rivediamo giustamente, perché sì, è un super accosto, è vero che c'è l'appoggio sulla boccia avversaria, ma era lo stesso dell'avversario, ma stiamo insomma molto lontani, non è facile dosare forza, direzione. Qui è andata anche bene, diciamo. Prova a metterne tre.
No, sta giocando. Allora, questa francamente mi sembra un po' puntata prima. Sì, infatti, così infatti si apre. Si allarga. Insomma, ha sfiorato in realtà il terzo punto. Non sì, è che. Bastava portare via la un po' più là. Però, insomma, sta giocando alla grandissima. 8-0. In accosto, soprattutto. Sì, per ora non c'è partita, ma il grado di Nicola sta giocando bene, non è che sta, non è che c'è uno sbaglia che sta giocando... quel poco che serve per fare tutta la differenza, certo. Con Nanni che non sta sbagliando, sta sbagliando nulla. Ma comunque questo 8-0 non è frutto di, diciamo, di grossi errori di Nicola, è frutto solo di sì, la qualità e la quantità di Nanni, un ottimo sì. modo di affrontare la partita da parte di Nanni. Sì, qualcosa ha sbagliato Di Nicola, perché l'ha sbagliata. Certo. Ecco, tanto adesso sta andando un pizzico più lungo del previsto. Con la prima boccia in accosto. Però non è che stia facendo chissà degli quali errori. Errori, certo. E d'altronde sono arrivati tutti e due in finale, quindi... Il motivo ci sarà. Intanto vediamo Di Nicola. Toglie molto bene. Sì. Trova il pallino. Fa bersaglio. Porta anche il pallino più vicino all'arancione, ma adesso bisogna colpirla, e anche pulita. Ovviamente dichiara il pallino sempre per non avere problemi con il bersaglio. E ancora una volta. Queste sembrano tutte bocciate normali, invece... ma alla fine l'ha portata via pulita. E questa è, non è tanto l'aver colpita, perché colpire in mezzo a un bersaglio a due certo. pezzi si può anche spaccare. Ma invece qua... Sì, quando si colpisce poi come si dovrebbe, quindi con... In questo caso la boccia pulita è un valore aggiunto assoluto. Questa rischia di essere più corta, sì. Tirata bene, ma un po' scarsa di forza. La boccia è tutta ovunque. Sì, chiede la posizione della boccia nel pallino per eventuali rimpalli. Certo. È sempre quello il problema. Quindi la boccia oltre è sicuro che non può rimpallare nulla, la tira in tranquillità. Però attenzione, perché rientra, sembra essere rientrata l'arancione. E quindi, volendo, Nanni potrebbe punto. Provare a tirarla, magari anche di sottomano, vediamo se lo farà. Sottomano che non ha praticamente usato sino alla finale, perché non c'è... Eccola, l'impugnatura si vede subito, sì. che cambia. Sta giocando sì. in maniera come un orologio svizzero, ma di quelli molto buoni. Sì, di quelli molto costosi. La ferma e la rivediamo, quindi adesso non lo so, anzi lo so, Di Nicola tirerà sicuramente il pallino, non può fare altro perché c'è la una rivediamo, sola boccia. Bel rilascio, con l'effetto a rimanere, applausi ovviamente ancora per lui. Lo colpisce, non è stato fortunatissimo qui Di Nicola, perché lì ce n'erano ben tre delle sì. sue, rimpallo, forse il punto l'ha fatto, questa inquadratura sembrerebbe di sì. Sì, ha fatto cenno anche Di Nicola, mentre intanto chiede il permesso di vedere da vicino, permesso accordato dall'arbitro, che dice il punto è preso. Allora sta guardando insistentemente la boccia sotto la sponda laterale, che in effetti potrebbe anche provare a tirare, mentre noi rivediamo la bocciata sul pallino. Era difficile questa, poi soprattutto sull'8-0. Sì, rischi, ma sai, lì dipende molto poi, Di Nicola ha il carattere per fare questo tipo di giocate, è un po' no, una medaglia con due facce, perché è vero che è importantissimo e pesantissimo, perché se sbagli la partita se ne va, ma è anche vero che non hai quasi più nulla da perdere, quindi lo tiri quasi in maniera più tranquilla. Dicevamo, potrebbe bocciare la boccia sotto la sponda. Il problema della boccia sotto la sponda, come sempre, è che se la smezza vanno tutte e due verso il gioco. Ma se dovesse centrarla, potrebbe rimettere in gioco addirittura le blu, bocce dell'avversario, le azzurre dell'avversario. Comunque la boccia lì non ci prova in accosto. La centra, attenzione, si muovono un po' tutte. E alla fine sembra uno a Di Nicola. Sì, uno a Di Nicola. Sì. C'era il pericolo, l'avevamo era detto. Quella, sì. Portato, si è mosso un po' tutto, alla fine è uscito il primo punto per Di Nicola, adesso sarà bene vedere come, quindi quella, diciamo, quella tirare a pallino ha portato sì, almeno... il rischio che ha preso, che era quasi obbligato anche per certi versi, però almeno un piccolo risultato, una piccola inversione di tendenza, soprattutto la possibilità di spezzare il ritmo al suo avversario, di impostare il gioco in maniera completamente diversa. Adesso siamo nel primo riquadro, quindi il pallino è molto corto sotto la sponda di sinistra, lì è obbligatorio tirare di volo anche nel regolamento internazionale, a meno che non succeda, vediamo se è accaduto. Eccolo il bersaglio. Bersaglio. Allora il bersaglio, dichiarando il pallino, può tirarlo di raffa.
Michiara, ovviamente il pallino tra l'altro è angolatissimo, quindi cercherà di prendere proprio quello. Nanni spizza la boccia, il pallino avvicina, è sì. Va là nell'angolo, la sua finisce dietro ma è comunque stretta, anche perché lì, lo ricordiamo, il campo tende poi ad andarsene verso il centro, sì, quindi fermarla lì non era facilissimo, tirare in quella, fermarla lì non sarà semplice in accosto in quell'angolo. Questa sembra corta. Sembra corta, sì. Sbuffa un po' con se stesso, sì, perché non è la prima che in questo senso del campo soprattutto sbaglia laggiù. Sempre sul corto. Avete sentito l'indicazione? 35. Quanto manca, cioè i centimetri che mancano per togliere fare il punto. Quindi la giocherà sicuramente in direzione della sua. La dovesse trovare o superare, potrebbe fare il punto. Sì, colpirà la sua. Non so se. Ma qui sembra di no, però non siamo. Sembra di no e siamo al limite comunque. Sì, sembra di no in effetti, però vediamo la misurazione. No. Tira da una parte bassa e orizzontale, sì, si è capito subito. Non era solo un effetto legato alla prospettiva e diventa complicato. D'altronde lui stava giocando, aveva cercato di giocare partenza corto. Sì, no, ma poi adesso non è che non si può dire che abbia sbagliato. No, è lì, è questione di centimetri. Adesso ne ha due sue davanti, per cui dovrebbe colpirle entrambe. Allora, non fa il punto, però mette davvero una parata di bocce. Sì. Infatti, Nanni subito è venuto a vedere il da farsi, perché ora ha tre bocce allora davanti. Per come sta messo, come sta guardando il gioco, sembrerebbe intenzionato a vedere le bocce sotto la sponda, mentre tutto sommato secondo me lui sull'8-1 un pensierino anche vago al pallino non è facile, ovviamente c'è il rischio anche sbagliando di colpire la sua, ma se dovesse colpirlo con la sua dietro potrebbe fare addirittura 8-4-12, quindi chiudere alla grandissima. Non è semplice, però lui sembra però più guardare le bocce, e sulle bocce bisogna vedere come colpisce, perché se vanno via, se restano, e infatti tira quelle sotto la sponda, sì. La prima, questa bocciata sarà fondamentale per il resto del tiro. La centra, torna indietro e punto venduto o regalato, se preferite, venduto è un po' più di gergo, ma anche davanti alla sua. Era un po' più rischiosa, sì, si è messa anche davanti alla sua. L'avevamo detto, non lo so, era un po' una giocata, io ripeto, un pensierino a quel pallino, visto anche come sta giocando sinora Nanni. Comunque, lo vedete, espressione inscalfibile, quindi. Sì. Prima in accosto su questo stesso angolo ha fatto due tiri molto belli, vediamo se non sarà semplicissimo. Attenzione alla forza, questa è abbondante. Passa vicino al pallino, quindi era tirata bene, però. Sì. Va a vedere di nuovo. Allora lì il problema è che c'è innanzitutto il pallino davanti alla boccia blu, e poi c'è la possibilità che colpendo la piena, la si vede bene, no? Quasi da biliardo, potrebbe addirittura portare via tutte le sue arancioni. Però è anche vero che il pallino davanti gli obbliga la bocciata sulla sinistra, insomma una situazione non semplice. Era più semplice all'inizio, quando, cioè prendere il pallino prima quando va le tre bocce sì davanti. Poi dire che era più semplice prendere il pallino fa sempre un certo effetto, perché il pallino laggiù diventa molto piccolo a quelle distanze, però magari pensarci un attimo, perché ecco questo rischio con bocciando le... Da qui una capocchia di spillo da dove la vede, sì. Lui e alla fine dichiara la boccia del punto. Bocciata non semplice, anche perché non può tirarla dentro, ne vede poca. E vabbè, allora questo mette a tacere tutto. Gran bocciata, grandissimo, una rasoiata colpita, pulita, perfetta, incredibile, tutti applausi meditatissimi per lui. Questo è veramente
al momento la migliore bocciata che abbiamo visto in questa sintesi. E questa è anche rischia di essere una bocciata un po' spezzafiato per Di Nicola, perché io secondo me lui adesso un pensierino che lì avrebbe realizzato un altro punticino. Si andava sull'8-2 e invece siamo sul 10-1. D'altronde Nanni è per ora un caterpillar, non sbaglia nulla e anche quando sbaglia, perché secondo me lì può anche aver sbagliato tattica, sì, gioco di... Però poi recupera in un modo. Sì, anche se sbaglia, comunque aveva tre bocce in mano, per cui ha rischiato la prima. Sì, non è sbagliato, però insomma io, ripeto, il posto suo avrei un pensierino, l'avrei fatto qualcosa di diverso, sta di fatto che... Con la prima ha rischiato, con la seconda ci si è avvicinato e la terza ha preso due punti, quindi... Non gli si può dire una nota marca di rasoio, esatto, la prima, esatto, sì, e vari lame. Sì. Tanto questa non è male, non bisogna farsi ingannare, perché davanti al pallino sarà una cinquantina di centimetri. Infatti, poi deve togliere. Va oltre l'arbitro misura, ma sembra. Sembrerebbe di no, però. Però quando l'arbitro misura è perché. Sì, la differenza è minima. È minima. Molto ridotta, sì. Metro estensibile in campo, una misurazione di assoluta precisione con l'ausilio di un altro arbitro, e vedete proprio i due che ovviamente chiacchierano, sì, sono... Poi sono concentratissimi, intanto la misurazione ha avuto luogo, ancora una volta siamo lieti di aver indovinato. Sì, sembrava, era un'impressione, però il fatto che abbiano dovuto misurare due volte era sicuramente... Così misera la distanza tra le due bocce che... In questo tiro ha perso di nuovo il vantaggio di boccia di Nicola, che adesso però toglie, sì, qui lo fa. Si mette anche davanti. Richiede se ha preso il punto. No, non l'aveva visto quando l'aveva dichiarato. Indicato, sì, perché stava prendendo la boccia. Chiedere solite informazioni che sono importanti, e sopra anche rispetto alle bocce, perché ecco, questa l'ha potuta colpire dentro così senza rimpallare la sua. Se fosse stata prima l'avrebbe rimpallata. Tanto altra bocciata precisa, pulita. Stavolta rompe infatti tutti gli indugi, sembra, no, non ci credo però. Sì, perché in realtà le bocce poi sulla sponda sono messe non a suo favore, ha pensato di tirare il pallino, Però non credo che lo farà. Non è convinto neanche lui. Sì, infatti. È una delle rare volte in cui si vede Di Nicola pensare un qualche secondo più del suo solito dovuto. Ha pensato un attimo a tirare il pallino e poi va di nuovo in accosto. Eh sì, perché sulla sponda frontale non è messo in maniera così favorevole. Se non hai il campo coperto bene, tirare il pallino. Tanto 10-1 cambia poco, insomma. Certo. Anzi, addirittura lo vedete, l'arancione è quella che copre più campo sulla sponda frontale. Tanto il punto lo rifà. Anni la colpisce, la infila anche quella dietro. Due bocce avversarie ha portato via. Adesso però è obbligato a tirare il pallino, ovviamente. Non credo che... sì, l'ha già dichiarato. Continuare ad andare a punto, l'avversario può tirare anche... sbaglia. Avrebbe potuto tirare anche il sottomano. E quindi niente, con questo errore di Nicola, che ormai però era in una situazione pressoché impossibile, si chiude questa gara. Alfonso Nanni vince questo 38esimo pallino d'oro. Che è la grande. Una veramente bella prova. E quindi Alfonso Nanni, lo sentiamo anche dalla voce dello speaker, vince questo 38esimo pallino d'oro, batte il suo compagno di squadra, sempre di Bovilmarino, Giuliano Di Nicola. Intanto arriviamo alla premiazione, Gaetano Miloro, lo vediamo qui per il terzo quarto posto, Francesco Santoriello, che adesso vediamo prendere la coppa, Giuliano Di Nicola secondo, ottima prova la sua, arrivare fino in finale, poi si è trovato di fronte Francesco Alfonso Nanni. Sì, Nanni che ha giocato non alla grande ma alla grandissima in tutta la manifestazione, e se la ridacchia finalmente qualche sorriso. Lo vediamo. Una meno sfinge che durante la finale, dove comunque
non ha concesso praticamente nulla. Abbiamo visto un micro errore forse di tattica a un certo punto, ma sì, si è proprio a livello recuperato, di ha recuperato alla grandissima. Intanto omaggio floreale da parte del gruppo sportivo Rinascita, e con Francesco Ferretti chiudiamo qui questa sintesi ringraziandolo per la collaborazione. Grazie a te. Da Andrea Riscassi, buona giornata e pensieri positivi.